E Radio Radicale, siamo con Deborah Serracchiani, il giorno che arrivano le mozioni sulla guerra in Ucraina qui a Montecitorio. Allora, c'è stata qualche polemica per il fatto che era stato depositato un emendamento per, diciamo, l'invio delle armi nel 2000, per tutto il 2023 in un provvedimento di proroga delle missioni NATO e sulla sanità in Calabria. Oggi questo emendamento, oggi pomeriggio, improvvisamente è stato messo in stand-by. Allora, voi eravate stati i primi a chiederlo, ritenete che sia una vostra vittoria questa? Beh, decisamente è il lavoro che abbiamo fatto da ieri sera ad oggi perché riteniamo che un fatto così importante, la prima decisione di politica estera, di politica internazionale che riguarda peraltro la guerra in Ucraina, il governo non può affidarla ad un emendamento del relatore, quindi neppure del governo, è messo peraltro in un provvedimento che riguarda altro. E quindi abbiamo chiesto l'onestà intellettuale al governo di venire alle Camere, di riferire alle Camere, di adottare un provvedimento legislativo ad hoc, come abbiamo fatto noi l'altra volta quando eravamo in maggioranza, anche per assumersi la responsabilità di queste decisioni. Noi non abbiamo cambiato idea, riteniamo però che proprio alla luce del fatto che ormai sono mesi che questa guerra c'è, che c'è un contesto internazionale di un certo tipo, che ci sono decisioni che vanno prese e noi siamo favorevoli ovviamente a che queste decisioni vengano prese, però insomma non solo il rispetto delle Camere, ma anche proprio la necessità che questo confronto sia alla luce del sole e sia fatto nella forma e nella sostanza corretta, è una cosa che abbiamo chiesto con forza al governo. Siamo contenti che questo emendamento sia stato ritirato ed ora facciano quel provvedimento perché quel provvedimento è necessario e noi lavoreremo ovviamente perché venga fatto tutto. Vede un'ansia da prestazione da parte del governo, della maggioranza che insomma mette delle norme, le toglie, le ripiazza, le scrive. Ma sono un po' sorpresa perché considerando che lo slogan della campagna elettorale è che erano pronti, mi pare che insomma rispetto a questa prontezza ci siano tanti passi indietro. Se penso ai 60 euro per il POS, se penso alle norme sui rave, se penso a tutto quello che è stato fatto fin qui, dove si è andato avanti di un passo per tornare indietro di due, un po' di preoccupazione ce l'ho. Quando poi si tratta di temi delicati come la guerra in Ucraina, dove la credibilità internazionale del nostro paese è fondamentale, dove abbiamo una posizione lineare che vogliamo mantenere, allora mi preoccupa ancora di più. Vuoi dire qualcosa su Calenda dalla Meloni? No, non vuole. No, Si astiene, no comment. ma insomma, noi crediamo che l'opposizione debba essere a questo governo un'opposizione anche dura. Ovviamente siamo il Partito Democratico, siamo sempre stati responsabili, siamo sempre stati al servizio delle istituzioni e quindi faremo la nostra parte sulle cose che condividiamo. Ad esempio, in questa manovra di bilancio, dove gran parte delle questioni legate all'energia, in continuità con le scelte che avevamo fatto anche noi, le condividiamo. L'estensione, ad esempio, del bonus sociale per abbattere il costo delle bollette è una cosa che non possiamo non condividere. Certo, non condividiamo quelle scelte che non comprendiamo, come il taglio delle pensioni degli operai specializzati. È una cosa che non ci convince, come non ci convince quel dare un po' a tutti per accontentare tutti. Penso alla piccola flat tax, penso al piccolo condono fiscale, penso alla piccola fuoriuscita anticipata delle pensioni. Insomma, tutto questo non può andar bene. Ovviamente, questo non pregiudica un dialogo con il governo, se questo dialogo serve però ad aiutare il paese, ad aiutare gli italiani. Diversamente è soltanto una passerella che non ci interessa. Grazie a Deborah Serracchiani.